Ciao ragazzi, ben ritrovati nel mio studio, sono Diego Leanza. Questo è il secondo video della rubrica How To di Guitar Club, legato all'articolo del mese di giugno. Prima di iniziare vi invito subito a iscrivervi al canale, lasciare commenti o domande, sarò felice di rispondervi. L'uso del tono, del volume e del selettore della chitarra è una cosa molto importante perché ci permette di utilizzare appieno le possibilità che ci offre la nostra chitarra. Partiamo dal volume. Se abbiamo un suono saturo, abbassando il volume, otterremo un suono pulito. Questa operazione può risultare più semplice sulla Gibson Les Paul, perché ha due volumi separati, uno per ogni pickup. Se noi selezioniamo un livello di volume su un pickup così da ottenere un suono pulito e l'altro pickup completamente aperto così da ottenere il suono saturo, ci basterà a quel punto il selettore per ottenere i due suoni. Se invece abbassiamo completamente il volume di uno dei due pickup, con il selettore potremo ottenere un tremolo. Con la Stratocaster invece possiamo ottenere un wah, ecco come. Se utilizziamo dei pedali particolari come ad esempio un'Octavia, con l'utilizzo del tono possiamo ottenere dei suoni fantastici che possono ricordare un piano Rhodes. In combinazione con un reverbero possiamo ottenere dei suoni veramente sognanti. Questo video vuole essere un consiglio per tutti quei chitarristi che conservano i propri potenziometri immacolati. Utilizzateli e vedrete che riuscirete a ottenere tantissime sfumature. Divertitevi!